Ave Maria, carissimi amici, voglio raccontarvi un miracolo eucaristico successo a Gela di recente. Durante la consacrazione si scolpisce il volto di Gesù. Miracolo a Gela. La chiesa armerina, visitata dalla presenza di Dio, ieri mattina durante la celebrazione eucaristica in una chiesa gelese si è verificato l'ultimo di una serie di episodi miracolosi degli ultimi 6 mesi. Tacciamo il nome della chiesa per motivi di discrezione, vista la portata dell'episodio, per evitare reazioni difficili a gestione e comunque compito di altre istituzioni. A noi solo il compito di testimoniare e comunicare. Di fatto quello che è accaduto è avvenuto davanti a numerosa platea di fedeli che la domenica mattina si riversano per assistere alla Santa Messa del giorno festivo. È accaduto che nel momento in cui il sacerdote ha innalzato l'ostia per la consacrazione, nel fondo liscio dell'ostia si è formato un basso rilievo che dipingeva il volto di Cristo. Il sacerdote ha visto quello che stava accadendo e si è rivolto verso il ministrante per capire se era una sua impressione o se stava vedendo anche egli. Nel frattempo, anche i fedeli più vicini all'altare hanno visto e testimoniato quanto si è verificato. La particola divenuta corpo di Cristo è stata spezzata, come dice la parola, ma non divisa fra i fedeli e resta conservata nel tabernacolo. In quel momento tutta la comunità ha avvertito che stava accadendo qualcosa di particolare. Finita la Santa Messa, il sacerdote ha raccontato quello che si è manifestato di fronte ai suoi occhi e collaboratori del popolo di Dio. Abbiamo raccolto le testimonianze dei fedeli che hanno assistito ieri alla Santa Messa e ci hanno raccontato che questo è il terzo episodio di presenza viva di Dio in quella chiesa. In 6 mesi ne sono verificate 3. Durante la prima consacrazione si è formato un piccolo foro da cui è passato un raggio di luce. In un'altra occasione, nell'ostia è diventata corpo di Cristo e si è formata una macchia che ricorda il sangue di Cristo. Ecco, carissimi fedeli, per quanti ancora dubitate della presenza reale di Gesù Eucaristia, e per quanti ancora cercano di farvi deviare, di non farvi partecipare alla Santa Messa dicendo che non è valida, e per quanti vi fanno allontanare dai sacramenti, Gesù ancora ci sta dando un altro grande segno della sua presenza reale nell'Eucaristia. Oggi, festa della Madonna di Lourdes, e ricordiamo anche questo giorno, questo grande giorno di festa dell'apparizione della Madonna Bernadette. E laviamoci, purifichiamoci nell'acqua del sacramento della confessione, l'acqua della grazia che ci fa rigenerare nell'anima e nello spirito e ci porta a vita nuova. Con questo vi saluto e mi raccomando, non dubitate mai della presenza reale di Gesù Eucaristia. Ave Maria, viva Gesù!